college ha assunto un servizio di sicurezza aggiuntivo. Oh sì, anche i ricchi devono essere istruiti. E i rapitori potrebbero essere in agguato dietro ogni angolo. Non hai aperto la mia porta. Il mio dovere è solo filtrare i poveri. Ma dove devo metterli questi libri? Anch'io vorrei studiare qui. Wow, è uno scuolabus. No, ne è appena passato uno. Andiamo. Fantastico, prendi più acqua. Ecco, questa è la tua carica di energia. Grazie, papà. Anche la mia ragazza merita un incoraggiamento. Tate Simmons sembra che abbia scoperto qualcosa. I carboidrati sono dannosi. Che stai facendo, papà? Ti prometto che avrai il tuo regalo stasera. Devo solo guadagnare più soldi. Non mi importa delle caramelle se inquini l'ambiente. Pulirò tutto. Perdonami, sono un vecchio brontolone. Dimentica il regalo e comprati delle scarpe, ok? Ciao, ci vediamo a casa, tesoro. Basta sognare ad occhi aperti. Il cliente sta aspettando. Il nostro cliente abituale ha vinto il quiz. È il momento! Bisogna metterci al lavoro oppure verrai licenziato! Che dipendente! Cercherò di essere puntuale! Era ora, straccione! Un altro minuto e avresti detto addio al tuo stipendio! Che è questa spazzatura? Ma io studio gialli! Avanti, cambialo con degli stivali! Studiare in un college per milionari? Non si sa mai! Mi dia 200 paia di Converse! Oh! Si è seduto e si è addormentato, ma da dove viene questo biglietto? Questa è la migliore sorpresa di sempre! Devo ringraziarlo? Deve essersi stancato molto al lavoro. Avanti, sogni d'oro! E leviamo queste vecchie scarpe. Grazie per il regalo, papà! Hai cambiato la mia vita! Ehi, che cos'è questo rumore? Va tutto bene! La pizza andrà in motorino da sola! Il tempo sta per scadere! Meg è andata al college? Oh no, ho dormito troppo! Nel frattempo, le avventure stanno già aspettando qualcuno tra le mura del college. Ehi, tieni questa! Beh, peccato che i mezzi per arrivare al college non siano da VIP! Ehi, datti una rasserenata, Amazzone! Parcheggia questa tua spazzatura di ferro da un'altra parte! Sembra un museo! Ehi, dov'è la lezione di biologia? Hanno aperto anche delle borse di studio per poveri! Non così in fretta, carino! Ehi, hai perso per caso la tua educazione a causa dei soldi? È una donna delle pulizie senza la scopa? Se sei la bidella, perché non te ne occupi tu? Ah, che bel benvenuto! Dovresti occuparti dei tuoi capelli. Sono il capo della sicurezza. Sei entrata illegalmente in una struttura protetta. Devi lasciare l'edificio. Porta via questa povera. In realtà ho tutto il diritto di studiare qui. Mi dispiace, ma non è possibile, signorina. Questi sono i bigliettini che do ai fattorini invece delle mance. Ah, questi ricchi. Beh, la vera donna delle pulizie avrà un po' meno da fare. Squadra di pulizia fatta al secondo piano? Vediamo dove andranno a finire i miei quaderni. Non ho mai avuto una tale somma. Se riuscissi a forzare la serratura, facciamo a meno di fare dei reati. Dai, mangia questa banconota. Domani mi darai $200. Sputa, Franklin. È imbarazzante, prendi la tua metà. Ma questi sono falsi. Oh, accidenti, non aiuterò mai più i poveri. Manderò questo problema al mio assistente, così lo risolverà. Ah, questa è la prima classe, bene. Dove mi posso mettere? Mi metterò qui. $20, che disgustoso odore di povertà. Questo aroma sta distruggendo l'intera aura di ricchezza. È una fortuna che papà abbia fatto dei quaderni di cartone per me. Oh, una tecnologia davvero avanzata. Buongiorno, classe. Oggi la lezione inizia con una presentazione. Un attimo, mi sembra di sentire il fruscio delle pagine. I libri sono vietati. Sono ammessi solo i computer portabili. Scusate, non immaginavo di aver bisogno di un gadget. Se vuoi vivere in Thailandia come me, è meglio che alleni la tua immaginazione. Tieni, prendi il tuo portatile. Ma io non ce l'ho. Ok, prendilo, mendicante. Innovazioni a volontà, incredibile. Non ho mai sognato una cosa del genere, ora proviamolo. Preparatevi ad essere sorpresi. Trasformeremo rapidamente il denaro in un oggetto utile. Per l'esperimento abbiamo bisogno di una fiaschetta di vetro e naturalmente di qualche dollaro molto croccante. È chiaro, insegnante, cominciamo. 200, 300. Quanto forte li devo agitare? Ah, è una reazione chimica eccezionale. Adoro i suoi esperimenti, signore. Dove posso trovare queste banconote? Spero di aver sentito male. Che domanda stupida, cara.
studenti, illuminatela perché mi sono stancato di tutto questo. Sono i genitori che le danno. Ma papà non ne ha abbastanza nemmeno per delle caramelle. E se i genitori non hanno soldi? Ma che diavolo è, una comica? Davvero? Forse la Terra è piatta e nessuno ha visitato mai la Luna? Se hai lasciato dei soldi a casa, dillo e basta. Ehi ragazzi, potete prestarmi un paio di dollari? Ma chi è? Paperon dei Paperoni? No, non oggi, carina. È quello che pensavo, farò tutto da sola. Posso farcela anche senza la vostra ricchezza. Mescoliamo accuratamente. Oh, il lavoro ha già dato i suoi frutti. Sembra che l'esperimento sia riuscito. Mag, voglio anch'io quella statuetta. Quanto costa? Vieni dalla mamma, bellezza. Il mio primo guadagno. Guardate, ho fatto dei soldi con la spazzatura. E ora è arrivato il momento di dare dei voti. Forza, consegnateli per il controllo. Ecco, signor Rednar. Wow, la nuova ragazza ha davvero superato se stessa. Mike, Robert, Carol. Ben fatto, avete preso una A. Ma tu, piccola imbrogliona, dovrai studiare giorno e notte, perché il tuo voto sarà una F. Ma perché? Proprio non vuoi capire, vero? Non c'è bisogno di creare qualcosa che è già ovunque. Non sei qui per imparare cose completamente inutili. Il sistema di valutazione è sbagliato. Almeno qualcuno però è contento dei miei lavori. Questo sì che è un antistress. Bene, quindi abbiamo finito. Come se avesse mai fatto qualcosa. Un interno di lusso. Ciao ragazze. Allora sa anche parlare. Vi dispiace se mi unisco? Come va? Ho perso improvvisamente l'appetito. Dopo aver visto questo ho bisogno di una bella terapia di manicure. È un bene che possiamo permettercela. Mi sembra di essere ricoperta dalla vergogna, ma più precisamente dalla plastilina. Ti ricordi quando mi hai parlato di quel nuovo salone? Sì, è meglio andare. Che imbarazzo! È il momento di sbarazzarsi del disordine prima che qualcun altro lo veda. Non mi aspettavo un servizio così elegante. I prezzi non sono da meno. Un attimo. Il rapporto di Meg con le finanze è ancora peggiore di quello con gli studenti. Wow, non è rimasta nemmeno una moneta. Temo di non poter ordinare i vostri piatti gourmet. Sa come aiutarla. Come mi aiuterà? Con tutto il rispetto, la sua attrezzatura. Mettiti al lavoro, povera. Laverò a fondo il pavimento e guadagnerò un po' di soldi per il cibo. Ci sono così tante briciole sotto questi tavoli, che schifo. Oh! Mi chiedo che ci sarà nel menu di questo buco. Oh! È solo tua la colpa se sto baciando il pavimento. Oh, Mickey, stai sistemando i tuoi capelli? Non so chi ti abbia assunto, ma la tua carriera qui è finita. Qualche problema, signore? Deve licenziare questa donna. Terremo conto della sua richiesta. Seguimi. Hai fatto un ottimo lavoro. Mi dispiace per questi problemi, ma ho un piccolo bonus per te. Dalla casa. Buon divertimento. Non lo dimenticherò mai. È molto meglio a stomaco pieno. Ancora davanti a me. Vattene a mangiare nella tua misera capanna. Guarda, il cibo povero ti insegue. Non voltarti indietro, borghese pauroso. Oh, guarda chi c'è lì. Andiamo. Per risolvere questo problema è necessaria una formula. Qualcuno sa dirmi per cosa sta la E? Ricordate il coseno di 90 gradi? Un attimo, sto scrivendo. Prendilo. La povertà non è una barriera alla conoscenza. Questo è un problema difficile. Niente computer portatili. L'odore mi sta uccidendo. Che ipocriti. Ma i ragazzi se la cavano bene. Forza, giovani geni. Il coseno alfa è... Ehi, Raffaello, dammi qua. Avanti. La mia barba sembra più quella di Leonardo, ignorante. Ah, questo spazzino non potrà interrompere il cammino dell'illuminazione. Continueremo la lezione domani. Getta, quasi capito. Facciamo una gara con i piccioni? Ehi, Alex, non avere fretta. Avanti, pulisci bene, su. Qui insegnano cose molto più utili. Che devo farci con te? Ho capito. Pizza, ho preso una molta. Torniamo ai soliti libri di testo. No, Meg, sono di nuovo in ritardo. Calma, papà. Ti ho preparato la colazione. Prendi. Wow, un panino. Proprio come piace a me. Oh, vedo che hai lavorato anche al tuo guardaroba. Sì, basta buchi. Me ne vado al college. Buona giornata, papà.
Ci vediamo dopo. Come diavolo ha fatto mia figlia a permettersi questo? A quanto pare la nostra Meg ha in mente anche altri cambiamenti. C'è posto per una nuova studentessa? Certo! Yahoo! Ora diventerà sicuramente una scienziata eccezionale.